formula spettacolare questa della Guinness International Champions Cup. 90 minuti e poi in caso di parità subito i rigori. Isco contro Carrizo. Super Carrizo, si allunga sulla sua destra, ci mette la manona e con l'aiuto del palo dice di no a Isco. Comincia alla grande l'Inter. Ha intuito l'angolo. È volato Carrizo, conclusione a dire il vero non angolatissima, ma raso terra, è stato veramente, veramente molto bravo Juan Pablo Carrizo. Vidic contro Jesús Fernández. Lunga rincorsa di Vidic. I fischi del Memorial Stadium. Porte Vidic, spiazza Jesús a mezz'aria, batte il portiere del Real, Inter in vantaggio. Ha rallentato la rincorsa, non si è fermato Vidic, poi ha aperto il piattone destro quando ormai Jesús si era già lanciato dalla parte opposta. Lucas Vázquez, maglia numero 27. Non sbaglia Lucas, batte Carrizo. Spiazzato il portiere dell'Inter, che questa volta ha battezzato il palo sbagliato. Un errore ed una trasformazione per il Real Madrid. Una trasformazione anche per l'Inter con Vidic. È la volta di Yuto Nagatomo. Fischia Salazar. Nagatomo si fa ipnotizzare da Jesús Fernández. E riporta in parità il Real Madrid. Sorride il giapponese, sorride anche il portiere del Real. Bella parata, molto simile a quella con cui Carrizo aveva fermato Isco sul primo calcio di rigore del Real. 1-1. È la volta di Nacho Fernández. Nulla da fare per Carrizo, trasforma il suo rigore Nacho Fernández. Real passa in vantaggio. Anche lui ha aspettato di vedere da quale lato si sarebbe tuffato Carrizo, poi ha allargato il piattone, l'ha messa in fondo al sacco. 2-1 Real. Un Vila per l'Inter. Direi che tra i quasi 63.000 della Memorial Stadium ci sono sicuramente più tifosi del Real. Parte in Vila, cambia la rincorsa, va con il destro e colpisce il palo. L'errore del francese, era riuscito sì a spiazzare Jesús Fernández, va a sbattere però sul palo alla sinistra del portiere spagnolo. La conclusione di Jan Vila, che bissa l'errore di Nagatomo. A segno per l'Inter fino a questo momento solo Vidic, per il Real invece bene Lucas Iheanacho. L'errore di Isco. Yaramendi, addirittura con il piedone sinistro, Juan Pablo Carrizo, conclusione centrale. Fermato Yaramendi, grande parata di Carrizo. Non era semplice perché si era già tuffato, ha visto il pallone, ha alzato la gamba ed è riuscito con il collo piede a impattare perfettamente sulla conclusione di Yaramendi. Torna in partita l'Inter. Juan Jesús con la fascia da capitano.
per rimettere in parità i nerazzurri. Parte Juan Jesus, imprendibile sotto la traversa, vicinissimo all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Jesús Fernández. E ora è 2-2 tra Inter e Real. Aveva indovinato l'angolo il portiere del Real. Conclusione alta, forte, potente, quella di Juan Jesus. 2-2. Omar Mascarella dal dischetto contro Carrizo. Sbaglia Mascarella e concede una chance d'oro all'Inter per conquistare i primi due punti di questa Guinness International Champions Cup. Ha aperto troppo il piatto destro il numero 30 della Real Madrid. Non ci sarebbe mai e poi mai arrivato Carrizo. Bel regalo questo alla squadra di Mazzarri. Icardi, che al 68esimo aveva pareggiato proprio dal dischetto, può regalare la vittoria all'Inter. Si rinnova il duello, Icardi contro Jesús Fernández. La rincorsa di Icardi, rigore perfetto. Quando la metti lì, nessun portiere la può prendere. Vince l'Inter ai calci di rigore contro il Real Madrid sotto di un gol nel primo tempo. Il pareggio di Icardi, il rigore decisivo, lo segna ancora questo